Un saluto agli amici del gruppo Io Resto a Casa e Cucino. Oggi qui faremo un gin fatto in casa. Un gin naturalmente non un gin distillato perché almeno non tutti avranno un distillatore in cucina, ma faremo un gin in infusione. Quindi sarà un'infusione delle erbe aromatiche che abbiamo nella nostra cucina, poi io vi darò delle proporzioni e voi potreste anche cambiare la ricetta all'interno di una vodka classica che potete trovare nel supermercato quando fate spesa. Gin in infusione sono dei gin proibizionisti, quindi dei gin che nascono dall'infusione delle erbe aromatiche sia essiccate che fresche all'interno dell'arco. Sono dei gin colorati, come vediamo, questo è lo Shijin, il gin che produciamo noi. Sono dei gin colorati, molto aromatici, profumati e molto saporiti. Quindi, per fare un gin di cosa abbiamo bisogno? Mettiamo da parte la nostra bottiglietta. Allora, abbiamo bisogno di un barattolo, può essere un barattolo della Bormioli, oppure un altro vaso con un collo largo in modo che sia facile inserire all'interno delle spezie, in cui riempiremo, in questo caso è un barattolo da 1 litro, riempiremo con 50 cl di vodka all'interno e poi andremo a mettere le varie botaniche al suo interno. La botanica più importante in un gin e preminente è il ginepro. Quindi in questo caso all'interno di 50 cl usiamo la nostra bilancina, accendiamo, ok, bello, metteremo circa 15 grammi. Eccolo qua, 15 grammi di ginepro. Per quanto riguarda le altre erbe aromatiche, abbiamo scelto anche degli agrumi, se vogliamo renderlo agrumato. Per quanto riguarda agrumi può essere arancio o limone, usate dei limoni magari dolci, quindi limoni di Sicilia, IGP. Mettiamo solo la buccia, o fresca o essiccata. In questo caso a buccia possiamo mettere circa 1 grammo. Poi possiamo decidere, oltre al ginepro, quale sarà la spezia che darà il sapore. Potrebbe essere per esempio lo zenzero. In questo caso, questo è zenzero fresco, ma andremo a usare dello zenzero essiccato che abbiamo qui. E in questo caso metteremo all'interno 2 grammi di zenzero. Per le altre botaniche invece ci terremo su 1 grammo. Poi possiamo scegliere rosmarino, possiamo scegliere la menta, possiamo scegliere la liquirizia, la maggioranna o possiamo anche mettere della camomilla usando la camomilla che abbiamo nel bustino. Fate conto che come botanica principale il ginepro, perché dà il nome al gin e quindi deve essere preminente, e abbiamo messo 15 grammi. La seconda botanica importante di cui vogliamo dare un gusto un po' più evidente, mettiamo circa un 2 o 4 grammi al massimo, possiamo scegliere quella che più ci piace nella nostra cucina, tutte le altre botaniche saranno circa 1 grammo. Abbiamo preparato le nostre spezie sul nostro tagliere, sono già preparate, quindi utilizzeremo in questo gin la menta, la cannella, il rosmarino, lo zenzero, qualche grammo di pepe, liquirizia, le nostre bucce d'arance, il ginepro che abbiamo messo nel suo barattolino e abbiamo aperto una bustina di camomilla per dare la nota dolce e finocchietto, semi di finocchio. Quindi questi sono i nostri ingredienti. Adesso procediamo, mettiamo nel barattolo 50 cl di vodka, mezzo litro, in questo caso sarà mezzo barattolo. Io consiglio sempre di lasciare una parte d'aria all'interno che agevola quella che è l'infusione delle erbe aromatiche. Come prima cosa noi andremo a mettere i nostri 15 grammi di ginepro.
Abbiamo messo in infusione il ginepro. Il ginepro deve stare in infusione 48 ore. Come abbiamo visto, è la botanica principale, quella che dà il nome e il sapore al gin. Insieme al ginepro mettiamo tutte quelle che sono le nostre spezie essiccate. Quindi può essere il pepe, può essere la cannella, la liquirizia, cioè tutto quello che è essiccato lo mettiamo in infusione per 48 ore con il nostro ginepro. Il secondo giorno invece aggiungiamo quelle che sono le nostre spezie fresche. Se abbiamo delle foglie di menta fresche le aggiungiamo il secondo giorno e staranno in infusione solamente 12 ore. Oppure se abbiamo altre cose fresche che abbiamo messo all'interno come il nostro rosmarino. Quindi 48 ore il ginepro e le spezie essiccate, 12 ore e invece quelle fresche. Sono passate 48 ore, il nostro gin è pronto e adesso andiamo a metterlo nella bottiglia. Usiamo il nostro filtro. E siamo pronti a brindare. Buon gin a tutti!